Te conocí en el Pariseo, en la noche de preseo, baby. De ti yo me acuerdo como si fuera ayer, baby. Te he puesto por la vuelta, contigo estoy envuelta. Que el DJ ponga la lenta y escapate, baby. Piensa lo tuyo conociéndonos un poquito más. En privadito pa' no quiero sobrepensar. Contigo quiero jugar y quiero ganar. Piensa lo tuyo conociéndonos. Siamo con Pino Carnavale, il presidente dell'ASD Pertusio, che ha iniziato una nuova stagione dove questa realtà calcistica di terza categoria vuole essere assolutamente protagonista. Presidente, appunto, quali sono gli obiettivi? Come vi preparate per questa stagione? Come l'intero paese accoglie il Pertusio pronto per un'annata da protagonista? Allora, noi pensiamo di fare una buona stagione, ci siamo rinforzati abbastanza come squadra, adesso togliamo la partita di ieri, è stato un intoppo e va bene, abbiamo fatto tante cose, sacrifici quest'anno per dare una realtà, un'impronta un po' diversa a questo campionato, speriamo di dimostrarlo poi sul campo, perché con le parole è tutto facile, però bisogna dimostrarlo sul campo quello che è la realtà. Presidente, dall'alto della tua esperienza, che conosci molto bene il calcio canavesano, quali sono le caratteristiche, che cosa deve avere il Pertusio in più per puntare a essere protagonista? Perché non nascondiamo, il Pertusio vuole essere protagonista quest'anno in terza categoria. Certo, vogliamo essere i primi protagonisti sicuramente e rifarci specialmente della stagione passata, che non è stato all'occhiello di quello che è la realtà di Pertusio, dopo tutti i sacrifici e tutto quello che si fa. Ricordiamo che c'è un Gianni Piacentin da dimostrare qualcosa e noi come primi, direttivo, io presidente e tutti, crediamo in questa realtà. Abbiamo dei bravi ragazzi e vogliamo essere i protagonisti di questo campionato e cercare di fare il meglio possibile per portare avanti l'SD Pertusio più lungo possibile. Quali sono le avversarie più difficili o comunque quelle che avete visto o sulla carta si presentano come quelle che potrebbero darvi fastidio nel corso di questa stagione? Ma almeno sulla carta sicuramente San Giusto, tutti dicono San Giusto, ieri è pareggiato, dovrebbe essere la qualità maggiore di questa categoria, però ricordiamo che c'è un Forno che ha esperienza, c'è un Valmalone che comunque ieri l'ha dimostrata esperienza, noi vogliamo essere in quell'esperienza e quest'anno essere queste le protagoniste di questo campionato, poi c'è un Chivasso che è nuovo, non sappiamo, un Brandizzo, però la realtà secondo me viene da qui, dal Canavese, cerchiamo di essere le protagoniste, soprattutto noi, anche chi ci teniamo. Siamo con Maurizio Scafidi, che è vicepresidente dell'ASD Pertusio. Maurizio, sicuramente è importante non solo il lavoro dei ragazzi in campo, del mister, dello staff tecnico, ma anche di una dirigenza che crede fortemente in questo progetto che si chiama Pertusio. Sì, la dirigenza è importante perché dietro una squadra di pallone e una società che gioca a calcio ci va un insieme di cose legate a un recupero di rapporti umani con le persone, riuscire a gestire la giusta visione di cose con il comune del paese, gli abitanti del paese, cercare di far venire a vedere i ragazzi che giocano a pallone. In più, la parte più importante è seguire gli sponsor, perché comunque giocare a pallone costa, non sembra, ma costa. E noi dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, che sono veramente bravi, importanti, ci hanno dato una grossissima mano e possiamo giocarci questa stagione senza tanti grossi problemi. Ringraziamo comunque il comune, il sindaco, tutta la giunta comunale, anche loro ci danno una mano a gestire questa società e il campo, che sta continuamente migliorando in tutti quei particolari che non erano stati messi a posto nel tempo. Abbiamo un campo illuminato a LED, abbiamo un campo che avrà finito con le nuove reti a normative vigenti, aggiungeremo la seconda tribuna per avere più spazio per vedere le partite alle persone, quindi è un campo importante, Pertusio diventerà come punto di riferimento, si potrà vedere delle belle partite, speriamo divertendoci. Naturalmente la parte diciamo più tecnica legata a quello che è la stagione della SD Pertusio la affidiamo a mister Fabrizio Mautino. Mister, allora, qual è diciamo così la composizione della squadra? Nel senso che è un gruppo dove ci sono dei giovani interessanti ma anche dei giocatori indubbiamente di esperienza. Allora, diciamo che abbiamo una squadra con un bel gruppo che è già stato formato bene l'anno scorso.
Noi quest'anno abbiamo messo in più dei giovani, ma proprio giovani che abbiamo preso altre parti e che si sono integrati molto bene nella squadra e ci danno un aiuto e un valore aggiunto per la squadra del Pertusio. Invece per quanto riguarda il campionato che è appena iniziato, quali sono secondo te, mister, le avversarie da temere di più, visto che non nascondiamo che il Pertusio punta a fare una stagione da protagonista? Allora, diciamo che vedendole su, adesso sulla carta, quelle che fanno un po' più paura come giocatori sono San Giusto, Chivasso, detti dai nomi che ci sono. Però visto che anche il Forno è una buona squadra che si sta comportando molto bene, noi siamo un po' indietro adesso come due partite perché un po' di mentalità, un po' di preparazione, tutto, stiamo arrancando un po', però stanno, i ragazzi stanno facendo molto bene e si stanno comportando molto bene. Hagamos una novela, yo te voy a comprar. Ninguna tana no te van a saber tratar como tú lo necesitas, como a ti te va a gustar, baby. Piensa que tú y yo conociéndonos un poquito más en privadito, pa' no quiero sobrepensar. Contigo quiero jugar y quiero ganar. Piensa que tú y yo conociéndonos un poquito más. Piensa que tú y yo conociéndonos.